Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate lo sfondo che sembra un po' di Halloween, ma tanto siamo in tema perché finalmente è arrivato ottobre. Infatti sto registrando questo video che oggi è proprio il 1º ottobre, sono felicissima di questa cosa. E oggi però parliamo di prodotti, finalmente prodotti da Blue Seven, che avevo fatto già vedere in un altro video. Quindi oggi facciamo un make-up con tutti i prodotti che costano sotto i 5 euro. E va, cominciamo subito perché sennò non finiamo più. Comincio un po' dalla base. Oh mio Dio, spoiler. Non so bene la luce se sta bene, penso di sì. Ok, io ho preso questo lip scrub perché è al cocco. Vedete, è uno scrub normalissimo. Non so se si vede. Ecco qua. Vedete, è tutto bianco. E lo vado proprio ad applicare sulle mie labbra. Vedete, è tutto trasparente e bianco. C'ho questi micro granuli. Io ho già messo la crema e profumo tantissimo di cocco. Oltre a questo, ci sono anche altre profumazioni. Altri gusti, insomma. Io ho scelto il cocco perché mi piace tanto il cocco, prendo un averino e lo levo. Allora, costa pochissimo, questo mi pare costi un euro e qualcosa, veramente poco. Che poi tra l'altro quando io ho preso questi prodotti, vi avevo già detto c'era anche il 3x2, quindi alcuni proprio non l'ho pagati. Lo scrub non lo trovo, vabbè, comunque sì, costava tipo 2 euro nemmeno. Poi andiamo avanti. Le labbra sono lisce, vi volevo dire solo che i granuli non sono tanto grossi, quindi scrabba, ma non è che scrabba poi così tanto. Tanto sì. Io ancora come mettere il tutto non mi sono. Vabbè, ci siamo capiti. Andiamo avanti con questo prodotto qui che si chiama W7, vabbè, Princess Potion, quindi pozione di principessa, della principessa. È la copia del Farsali, quello lì famoso rosa, dell'Elixir, Unicorno Elixir se non mi sbaglio. Infatti è uguale. Io me lo applico sul viso. E vi dico che ha l'odore di Big Bubble, cioè l'odore è proprio quello, Big Bubble. L'ho già provato più volte, quindi vi posso dire che fa un bel effetto e una bella pelle. Io lo spalmo tutto con le mani, sotto avevo già messo creme, cremine, cremette, quindi sono pronta. Molto bello. Ecco qui. Ok, mi ripulisco. Così siamo pronti ad applicare il fondotinta. Io non so come fare perché ho la mia ombra. Qua dietro ci andrebbe un'altra lucetta, tipo come le brave YouTuber, però ancora non ho avuto modo, già è stato un macello montare questo, quindi vabbè. Ok, facciamo asciugare un attimo. E io direi, a parte direi anche di provare ad abbassare un po' la luce, che forse vedete meglio, non lo so, me la sposto comunque. Ok, va bene, spero che vada bene. Proviamo i prodotti. Allora, io ho preso come fondi, ne ho presi tre, però prima volevo far vedere il correttore, vabbè. I fondi avevo preso questo qui, che è il W7 Ultimate Cover Up, che è gigantesco, veramente grosso, e praticamente è uno di quei fondotinta molto coprenti. Il problema, questa è la colorazione. Non c'è scritto? Molto bene. Mi pare che comunque fosse, non so se è la 3, perché lì leggo un 3. Comunque è molto chiaro, è molto molto chiaro, quindi sì, colorazione 3, infatti questo non l'ho pagato, comunque questi prodotti sono tutti sotto i 5 euro. Ah, questo erogatore qui, vi faccio vedere che il problema è che è veramente, veramente chiaro attualmente per me, per quanto forse nemmeno d'inverno sono così chiara, quindi questo andrebbe comunque mischiato. E diciamo che è un po' la copia del Dermacol, il famoso fondotinta che copre qualsiasi cosa, che io tra l'altro ho e se vi interessa ve lo faccio vedere. Il primer è bello appiccicoso, quindi ci permette di andare poi ad applicare per benino il
il fondotinta e poi ho questo qui che si chiama Legend Lasting Wear Foundation nella colorazione più chiara che è la Buff. Questo già questo dovrebbe già andare molto bene per me, vediamo un po'. Faccio comunque tutti anche gli swatch. Oh mio Dio. Ecco, l'applicatore è così, quindi proprio lo prendete e lo applicate, è un po' scomodino. E questa qui è la colorazione, quindi sì, la vedete. E non so se adesso sì, andrebbe anche bene. Ok, volendo possiamo provare ad applicare questo, però vi faccio vedere l'ultimo, che è questo qui che questo qui che è il Photoshop Shoot. Sto fatto così in questa boccettina di vetro come l'altra e sempre con lo stesso erogatore così. Anche questa mi pare che è la colorazione buff. Non c'è scritto. Ah, agitare bene prima dell'uso. Questo non si sente, ma questo è liquido, quest'altro. No, non lo sentite sicuramente, ma io lo sento. Buff, anche questo è buff, vi faccio lo swatch. E questo qui l'ho già utilizzato diverse volte. Aspettate. Questo qua. Provo a fare uno zoom, vediamo se riusciamo. Ok, è questo. Il photoshoot, vabbè, vi faccio arrivo subito, vi faccio vicino anche quello del Legend, quindi questo è lo shoot e questo è il Legend. Lo shoot nella colorazione buff, vedete che è un po' più scuretto. Io adesso un po' mi sono schiarita, quindi penso che riuscirò ad utilizzare il Legend, però sto chiacchierando troppo. Questo qui comunque lo shoot l'ho provato. Photoshop, l'ho provato, mi piace tantissimo, veramente molto valido per pelli normali. Dura tanto, c'è scritto che dura 16 ore, sì, dura tanto e niente male veramente, quindi oppela, sì, ve lo consiglio. Però oggi andiamo ad applicare questo. Vabbè, a questo punto applichiamo prima il fondotinta, io lo metto direttamente qua. Ecco, ho messo 3 quintali sulla spugnetta e dovrebbe essere la copia, dicevo, del Double Wear Estée Lauder, se non ricordo male. Io questo mi sa l'avevo provato solo così una volta. Devo dire che questi prodotti moltissimi mi sono piaciuti tanto. Alcuni li ho già provati perché ce l'ho da tanto tempo. Sono io che sono stupida, non ho più registrato. Vedete che si applica molto bene. E sì, il colore direi che c'è. Perché adesso mi sto schiarendo. Quindi è molto valido questo come colore. Mi sto guardando giù perché ho lo specchio. Mi piace molto anche l'effetto. Abbasso ancora un pochino la luce perché non vorrei che mi falsasse un po' l'effetto. Ok. Ecco qua. Bello, bello, mi piace. Mi piace molto. Poi il correttore. Ho preso questo qui di questa linea qui che è il Skin Fresh Concealer nella colorazione Fair, che tecnicamente è la colorazione più chiara. Ha questo applicatore. Così. Aspettate. Così. Dovrebbe essere la colorazione più chiara, ma in realtà è molto scura. Però ce lo facciamo andare bene. Ok, non messe 3 quintali, anche perché esce in continuazione dal suo tappo. Quindi devo dire che le confezioni non è che proprio mi fanno impazzire. Infatti non ho messo troppo. Aspettate che un po' lo levo. Ho fatto un bordello. Ok. Ma non è un grande problema il fatto che ce ne sia troppo, a parte che lo metto anche sulla palpebra, è che trovo che non copra chissà che cosa, sinceramente. Ok, io guardo sempre giù perché ho lo specchio qui. E ecco qui, è una colorazione un po' aranciata,
E sicuramente, forse sembra chiara per la luce, ma non è chiarissima, lo assicuro. Infatti, questa luce del cavolo. Devo trovare una soluzione per la luce. Ok. Ecco qua. Penso di aver fatto tutto. Mi vedo un attimo anche qua da vicino. Ecco fatto, sì. Ho coperto tutto. Ok, ho spostato la luce e sicuramente la situazione adesso è migliore. Non vi faccio vedere che condizioni sto. Comunque, questo è il correttore. Vedete che la base per ora è molto, molto luminosa. Quindi andiamo a settarlo con la cipria. Io ho la Banana Dream, che è abbastanza anche famosa. Vedete che è piccolissima perché è il campioncino. Praticamente l'ho trovata nella confezione. No, scusate, nel calendario dell'avvento che avevo scartato insieme a voi in un video ASMR. Eccola qui sotto e adesso me la spatacchio dappertutto. Prendo un pennello, prendiamo magari questo per metterla sotto gli occhi. Oh mio Dio, non mi vedo. Ok, adesso prendo un pennello più grande invece. Me lo vado a mettere. Comunque, non so quanto questi prodotti siano adatti alle pelli grasse, perché a me è sempre venuta una base molto luminosa, come vedete. Mi devo anche sbrigare perché questo video ho paura che venga lunghissimo. Questo prodotto anche, niente male. Devo dire. Bello fare queste cose con la maglietta nera e sporcarsi tutta. No, guardate. Molto bello. Ora che sono letteralmente tutta incipriata, possiamo andare avanti. Mamma mia. Ma quanto volevo cambiarla io questa maglietta. Cioè, scusate, dovrò continuare con la spalla sporca di cipria. Ok, andiamo avanti. Fermiamoci con la base proprio. Col viso e andrei a fare le sopracciglia. Aspettate, qui che ho due prodotti. Ho queste qui che sono le matite per sopracciglia di, per l'appunto, W7, che si chiamano Stroke of Genius. Allora, vedete che sono fatte. Da una parte c'è lo scovolino, questo così per pettinare le sopracciglia, e dall'altra parte c'è la micromina che si gira. Quindi mi faccio anche velocemente gli swatch. Allora, arrivo subito. Questa è la blonde. Questa qui è la blonde. E quest'altra è la brunette. Io mi ricordo che una di queste è rossissima proprio. Poi non mi ricordo quale. E questa è la brunette. Sembrano colorazioni valide. Guardarle così, in realtà una delle due è rossissima e non va assolutamente bene per me. Oppela, eccoci qua. Quindi, sì, ho anche le sopracciglia da fare, non ci fate caso. Non mi ricordo qual è. Vabbè, proviamo la brunette. Mi pare che fosse quella più scura che non andava bene. Però proviamola e vediamo. Allora, mi serve uno specchio più da vicino perché non ci vedo. Ok. Che vi dico, come idea sono molto carine queste, si sfumano anche abbastanza bene, si applicano bene e costano ovviamente poco. Il problema sono le colorazioni. Semplicemente le colorazioni. Proviamo la blonde. Vediamo com'è la blonde, perché non mi ricordo mai qual è. Come vedete scrivono. Sfumo subito col dito io. Ok. Vabbè, alla fine li mischio. Ecco qua. Ok, facciamo anche l'altra. Provo a farla tutta con la blonde. Perché io non ci vedo, ragazzi. Cioè, siamo sempre là, non ci vedo, quindi è un po' un problema.
Ok, magari faccio le sopracciglia al turno, se no sto qua 30 anni. Ecco qua, sopracciglia fatte. Ok, io direi passare. No, finiamo la base. Oddio, sembra che ho solo sopracciglia cattivissime, tra l'altro, ma se fate dei trucchi poi pesanti ci stanno bene. Se no di solito le faccio più leggere. Ok, questi li metto da parte. Andiamo con un prodotto di una linea che mi piace molto. Da Blue Summer ha questa linea che si chiama Very Vegan, che è questa linea qua, che ha i pack bianchi e fuori le scatole sono così. Finalmente lo potrò buttare. Questo che cos'è? È un cream contour kit con lo specchietto anche, molto molto carino. Vedete, c'è la terra illuminante, è questa qui che dovrebbe essere color carne. E andiamo ad utilizzarlo, anche questo mi piace tantissimo, ve lo dico già. Io lo metto con questo tipo di pennello qui, ma potete anche metterlo con la spugnetta. E sì, lo vedete che lo metto già su una base fissata, perché non c'è problema. L'ho provato più volte. È molto bello, questa è la colorazione più chiara, ce n'è anche una più scura, questa è la Fairlight. Poi c'è la Medium, mi pare, sì. Medium. Vi risuscita i morti quella, no? Tanto siamo in tema Halloween. A proposito, mi interesserebbero più video su Halloween, perché dopo il Natale è la mia festa preferita dell'anno, quindi. Solo che quest'anno non sono proprio particolarmente ispirata, eh. Non mi va tantissimo, sono diventata sempre più pigra negli anni, quindi l'idea di dover uscire e fare serata mi spaventa. E non sono nemmeno troppo ispirata per fare il trucco. Non so che cosa fare quest'anno. Cioè, una mezza idea ce l'avevo, però non lo so. Non lo so. Ok, io lo alzo tanto, eh. Lo alzo veramente tanto. Vado magari pure un po' a sfumarlo con la spugnetta. Però, come vedete, si sfuma tranquillamente da solo, senza altro grossi problemi. Faccio vedere. Vedete? Molto bello. Almeno a me piace molto. Ok, vi rimango così. Vi faccio vedere anche. Allora, vabbè, proviamo anche il color carne, visto che ci siamo. Ve lo faccio vedere con la spugnetta in caso. E lo possiamo mettere qui. Vabbè, prima lo applico col dito, così vedete la colorazione, e poi posso metterla un po' nei punti luce. Io uso così poca cipria che non ho quasi mai problema a mettere quei prodotti di questo tipo sopra. Ok, era giusto per farvi vedere. Ce ne andrebbe anche un poco qui. Mettiamocene proprio poco. Per pulire. Ok, perfetto. Aspettate che qua mi sa che non ho sfumato proprio bene. Ok, sembra di no, ma fidatevi che ho sfumato bene. E l'illuminante lo mettiamo sempre col dito prima. Infatti questo si mescolava meglio con le dita. Vedete, è un color chiaro. Eccolo. Così. Non è fortissimo, anche se sembra. Dalla ripresa dal video, fidatevi, non è fortissimo, assolutamente no. Contate che adesso ci sta battendo sopra anche la luce, non è così forte, quindi per tutti i giorni anche. Vabbè, io ne sto a mettere 3 kg, però è molto naturale. Ok, va bene. Non so che naso mi è venuto fuori, ma dopo lo sistemiamo. Lo sistemiamo, non riesco più a parlare. Ho fatto male il conto. Vabbè, questo è promossissimo. E questi prodotti in generale, perché pure il fondo tempo fa l'avevo preso, era buono. Abbiamo anche un altro prodotto dopo, questo mi piace tantissimo. Come piace da morire, tantissimissimissimo, questo prodotto qui, che sarebbe il dupe di un kit di Charlotte Tilbury, che è composto da bronzer e illuminante. Vi dico che sono una cosa pazzesca, veramente, soprattutto no, ma tutti e due i prodotti sono veramente belli. L'ho messi qua e sembra, voi li guardate, ma faranno schifo. Guardate, guardate che adesso che li applichiamo,
Allora, mettiamo, no, voglio un pennello più ampio, vabbè, prendo questo grosso, prendo il bronzer e vado un po' a ricalcare dove ho fatto contouring. È bellissimo. È molto bello. Soprattutto per l'estate. Io lo metto anche qua sotto. Tutto bello sfumato qua sopra. Fidatevi, questo è veramente bello. Io non ho provato il prodotto, il vero prodotto, insomma. Io c'ho l'Ultispuri, quello vero, però questo è bellissimo, veramente. Ecco, sembra tutto sparato. Io non capisco perché dal video sembra che ho messo 3 quintali di roba, ma vi assicuro che dal vivo non è così. È molto più naturale, forse la luce, non lo so. No. Oh mio Dio! Aiuto! No, no, no. Non rende. Vabbè. Dopo vi faccio vedere in cosa luce naturale. Continuo a sfumare il tutto e andiamo con questo stupendo illuminante qui. Boom. È bellissimo. Vabbè, che sotto c'avevo anche l'altro, ma fidatevi che questo è proprio bello. È un oro chiaro, platino, però un po' caldo. Boh, è perfetto. È stupendo. Tranquilli, perché adesso andiamo. Quindi anche questo promossissimo. Tutti i prodotti sotto i 5 euro, eh. Questo qui, sempre della linea di prima, che aveva la scatola esterna simile all'altra, ma l'ho già buttata. È un blush. Questa è la colorazione Bare Blossom. Bare Blossom. E ecco questo qua. Non so se lo vedete, c'è un cuoricino. C'è anche lo specchietto. Aspettate, eh. Eccolo qua. Ok. Andiamo ad applicarlo. Poi sfumiamolo tutto. Forse un po' esagerato con i prodotti, non lo so. Comunque a me con questi prodotti viene una base stupenda, veramente. Io metto il blush dopo l'illuminante per sistemarlo un po', se non ho messo troppo. Ci vado anche un po' sopra per fare proprio un bel effetto. Mi dispiace che sembra un mascherone dal video. Cioè io non so in editing poi come verrà, ma sembra un mascherone, ma vi assicuro che la luce naturale non è così. Non capisco. C'è qualcosa che non va. Mi specchio meglio, non lo so. Comunque io sfumo il tutto come faccio sempre. E devo dire che l'effetto è molto bello. Comunque l'effetto è un po' abbronzante perché ovviamente abbiamo utilizzato prodotti bronzer, prodotti così. Che infatti utilizzavo con molto piacere quest'estate. Molto bene. Ecco. Ecco, se mi allontana. Ok, è perché mi era allontanata. Ecco, questo è il vero effetto. Ecco qua. Ok, vedete che non è pesante. Questo è il vero effetto. Ok. Adesso direi che possiamo andare con gli occhi. Allora, io vi parlo subito di questo prodotto qui, che è bellissimo. È la Sussalite di W7 sempre e è la copia della New Nude di Huda Beauty. C'è anche il pennello, è stupenda, come vedete l'ho già usata e ve la consiglio, è bellissima, però con questa ci voglio fare un altro video in cui ve le metto a paragone. Quindi ho preso un'altra palettina che è questa qui di W7, cioè sempre è la Hot Tropic, praticamente è la copia di quella palette che è uscita di Too Faced, vedete? E sa di ananas, un po' chimico, ma sa di ananas. Pennellino, ok, andiamo a prendere il color panna. Magari vi faccio uno zoom. Ok, facciamo questo occhio, quell'altro lo faccio da sola. Prendo il color panna e lo vado a mettere qui. E vedete che la scrivenza c'è. Ok, copro proprio praticamente tutta la palpebra. Ok, perfetto. Poi voglio andare a sfumare un po'. Prendo un colore, questo qua. Colore questo qua da transizione, opaco.
Lo prendo con un pennello da sfumatura e vado a fare la mia transizione. Ok. Ecco qua, vedete che comunque scrivono. Questo è un po' colore un po' più lieve del panna, vedete che scrive però. Ah, perché qua ha fatto macchia? Forse ne ho messo poco lì. Considerate anche questa, io l'ho già provata, quindi vi dico che mi piace, mi era piaciuto. Io non capisco perché a seconda di come mi metto pare che Heidi mi fa un baffo, non lo so. Vi assicuro che la base non è pesante. Ok, questo colore fa un po' macchia. Non lo so perché mi ha fatto un po' macchia. Metto anche sotto. Cosa che l'altra volta non aveva fatto forse. Boh. Prendo. Allora, no, cambio pennello. Magari. Sì. Ok, cambio pennello. Prendo il colore invece più scuro. Che è quest'altro marrone qui opaco. E lo prendo con, sempre con pennello da sfumatura, ma un po' più fitto. Che mi dà un po' più di definizione, magari. E lo concentro soprattutto nella parte finale. Ok, mi sta facendo un po' di macchia. Aspettate che lo metto col dito. Ok. Lo riprendo. E lo riapplico. Vedete, questi non sono comunque fortissimi come colori. Lo vado a mettere anche sotto. Ok, prendo il pennello di prima e risfumo un po' il primo colore, quello più chiaro qua. Ok, non so perché ho smesso di registrare, comunque stavo mettendo il colore più scuro, non so fin dove siete arrivati. E dicevo che alla fine non ha, cioè, si sono applicati abbastanza bene tutti i colori. Vedete, il problema è che qui ha fatto un po' più, il colore è un po' più intenso in questa parte, non riesco a capire il perché, però lì è un po' più intenso. Ok, adesso andiamo alla parte interessante, in cui prendiamo gli shimmer, ovviamente. Quindi vado a prendere per primo, prendiamo l'oro, questo qua, e lo sapete che io questi ombretti li applico con il dito. Eccolo qui, vediamo se è bello così come nella cialda. Sì, devo dire che scrive. Me lo aspettavo più beon beon. Cioè, l'ho già provato e so già che non è proprio beon beon. Però, comunque, vedete che riflesso sicuramente c'è. Ok, io come faccio sempre qua, lo mischio col verde. Quindi prendo anche il verde. Il verde, che è un verde dorato, e li mischio perché mi piacciono tantissimo insieme. Quindi lo metto sopra e creo questo ombretto qua, cioè queste tonalità che mi piacciono molto. Metto ancora un po' di verde, e devo dire che sono soddisfatta. Poi prendo quest'altro colore, quindi li abbiamo utilizzati tutti tranne l'ultimo. Questo colore qui, e lo metto all'interno dell'occhio. Manca solo l'ultimo colore che vi swatcho. Però non si vedono tantissimo, forse. Eccolo, questo qui che è l'ultimo colore. Questo qua che non abbiamo usato, è l'unico che non abbiamo usato, quindi io ho tutte le mani zozze in questo momento. Pulisco la mano. Prendo questo colore e lo metto sempre col dito perché sono abituata proprio a fare così, per comodità. E vedete anche questo dà molta luce. Ecco qua. E il trucco occhi è terminato. È questo qui. A me piace molto. Anzi, sapete che facciamo? Mettiamo un po' di verde sotto. Provo a metterlo col dito. No, ci vuole il pennello, mi metto sotto. Ok, prendiamo il pennello.
Prendo il verde, vediamo un po', forse da bagnato sarebbe meglio, ma adesso non ho modo di bagnarlo. Vabbè, un pochino sotto ce l'ho messo. Vediamo se c'è qualche eccesso di prodotto, ma a parte i glitterini, non so se li vedete, non c'è altro eccesso di prodotto. E eccoci qua con gli ombretti. Ho un altro prodotto per gli occhi, che è questo qui, Lifelie, che è un eyeliner doppio, quindi da una parte c'è questa punta e dall'altra c'è proprio lo stampo per fare la codina, non so se la vedete, quindi usiamo anche questo qua. Oh mio Dio, ansia, oh mio Dio. Ok, è un po'. A parte che fa grandissima la codina, è un po' strano. Andiamo a. Con l'altra parte. Cerchiamo proprio di limitare i danni e correggere. Mamma mia. Non si può guardare. Ok. La sto provando a correggere per come posso. Se magari la macchinetta mantiene il fuoco. Ok, ti ringrazio, macchinetta. Però l'eyeliner non riesco a metterlo filmando, c'è cioè un po' un problema. Devo mi devo inventare qualcosa. Ok. Vabbè. Oh mio Dio, ho quasi sporcato tutto. Facciamo che faccio l'eyeliner fuori camera, lo finisco di fare in questa parte e torno perché se no non ce la faccio. Ok, sono riuscita più o meno a sistemare l'eyeliner più che ho potuto. Ecco, aggiustiamo pure qua un attimino. Mamma mia, che brutto non vedere. Non ci vedo, ragazzi. Ok, questo prodotto comunque, parlo dell'eyeliner bocciato, perché sì, alla fine una linea io l'ho fatta, però è molto più faticoso del normale, viene una linea per forza grossa e niente. La palettina per me, niente di che, però carina, forse bagnando gli ombretti il risultato sarebbe migliore, non lo so, però vedete che già se ne sta un po' andando l'effetto dei prodotti, ma dopo proviamo a metterli anche bagnati. Va bene, io avevo anche altri prodottini, ovvero le matite occhi. Ce ne avevo di più, perché sono rimaste in due? Non ce n'era anche un'altra? Erano solo due. Non lo sapremo mai. Ok, va bene, io prendo la matita nera, che è questa qui, si chiama King Cole. Questa qui, e la voglio provare a mettere all'interno dell'occhio sperando di non uccidermi con tutto il cuore, perché veramente no. È durissima e non scrive, cioè vedete? Non scrive, ragazzi, non scrive. Io ci provo con un po' più di cattiveria guardandomi. Ok, qua sotto lo specchio. No, vedete, non scrive bene. Quindi matite anche occhi bocciate. Queste le regalo subito. Che poi, ecco, facendo anche la linea sulla mano, vedete che il colore è molto. Non è bello intenso. Quest'altro era un blu barra viola, ma non mi piacciono queste. Via, e subito le regalo, bocciatissime, quelle le ho trovate nel calendario. Ok, che altro manca? Mascara. Allora, ne abbiamo due. Uno è la copia spiccicata del The Real di Benefit. È completamente uguale anche lo scovolino, ragazzi. Eccoci qua. Dov'è? Eccolo. È uguale, e a me il The Real non fa impazzire, quindi
Boh, proviamo. Ok. No. Confermo. A parte che a me proprio lo scovolino così che penso sia in silicone, non lo so, così duro non piace, mi fa male, mi sta facendo male. Non mi piace proprio, anche questo prodotto lo regalerò. Boh, no, non mi piace. Questo bocciato, questo mascara qui bocciato. Però ne ho un altro che era nel calendario dell'avvento, che è questo qua, così. È un po' più strano e lo scovolino ce l'ha così, tipo ad albero di Natale. Questo mi ricordo che non era malissimo, considerate anche che era mini size. Allora. Infatti non è malissimo. Niente male questo. Ok, sto facendo l'altro occhio. Vedete che la sfumatura comunque è venuta bene. Quindi boh, forse ho sbagliato qualcosa io nell'altro. E voglio applicare l'oro. Però l'ho bagnato con il Fix Plus. La situazione cambia. Ok, questi ombretti bagnati rendono molto, molto, molto di più. Guardate qua la differenza. Adesso farò anche di là. E quindi per giustizia andiamo a fare anche la stessa cosa sul verde. Eccolo qua. E lo vado a mettere sopra. Beh, sì. Ok, questi ombretti bagnati sono molto più belli. Quindi basta bagnarli per un effetto più bang bang. Vedete la differenza. Vado a fare la stessa cosa di là, finisco e torno da voi. Eccomi qui. Quindi look occhi completato. Alla fine devo dire niente male comunque, se vedete non è brutto. L'eyeliner non è facilissimissimo da usare. Però alla fine devo dire, anche su quest'occhio è stato un pochino più facile guardandomi meglio allo specchio. Diciamo un po' duro, non è facilissimo da usare, però. La palette, questa qui, è carina, niente di che, però è carina per quello che costa. Per me ci siamo. Poi torniamo, la base è stupenda, io la amo. Bellissima, assolutamente. Ah, ma il naso, io dicevo, parlavo tanto del naso, poi non l'ho più ritoccato. Prendo sempre il bronzer di prima. Ok. Tanto niente, tanto qui in telecamera pare uno schifo sempre. Vabbè. Stupidamente me lo scordate uno dei prodotti più belli, che sono queste tinte qua, che si chiamano Kiss Ink Matte. Io ho la colorazione Love You Long Time. Love You Long Time. Ok. Love You Long Time. Sanno di dolcetto. Sono buonissime. Questo è il colore. Veramente bello. Durano bene, comunque se ne vanno bene. Ve le consiglio. Ci sono diversi colori. Dateci veramente un occhio a queste che sono belle. Ok. Ah, lo scovolino è così, quindi è lungo. Questo è un bel nude. Mentre aspetto che si asciughi, sciolgo le trecce ai cavalli e torno. Allora, ahia, ok. Si sta asciugando. Io che dire, sono molto soddisfatta di tutti questi prodotti. Ve li consiglio tantissimo. Costano niente.
veramente niente, soprattutto, ripeto, i prodotti della base. Quindi vi lascio a... Vabbè, guardate pure questo, si sta asciugando bellissimo. Vi lascio all'ultimo visuale di tutto il trucco con luce naturale. E però vi saluto subito e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi a questo canale e seguitemi su Instagram, sono enemikapyt. Alla prossima!